Si è tenuta presso il Casale di Riardo l'annunciata manifestazione conclusiva del corso online all'impegno civico-sociale. Sono intervenuti Antonio De Pandis, presidente dell'Associazione Socioculturale Alto Casertano, che ha fatto gli onori di casa, il sindaco di Riardo Armando Fusco ed altri illustri esperti del settore. Ma in che consiste esattamente il corso? E lo stesso presidente De Pandis a spiegarcelo. Il corso che l'Associazione Socioculturale ha realizzato in questi due mesi in modalità online e che è patrocinato oltre che dal Comune di Caserta, dal Comune di Riardo, dal Rotary di Caserta e anche dall'AREC, dall'Associazione Regionale Ex Consiglieri della Regione Campania, oltre che della CISL e della Confimpresa e dell'Istituto di Formazione Professionale Ricciardi, è stata una forma di arricchimento culturale su alcune tematiche molto attuali. Infatti ha visto come relatori docenti universitari, magistrati, giornalisti e altro nel mondo del lavoro, quindi diciamo un arricchimento dal punto di vista culturale che ha posto le basi per poter poi ulteriormente realizzarne altri su queste tematiche. Ma qual è la finalità del corso? La finalità è insita in quello che dicevo prima, cioè non è un titolo di studio spendibile o un credito formativo. Si tratta di avere avuto delle notizie più particolari e di essere entrati in contatto con personalità autorevoli del mondo del lavoro, del mondo della cultura, del mondo del giornalismo, per fare in modo che alcuni temi oggi attuali possano, dico alcuni giusto per citarne alcuni, come il presidente di Confindustria Digitale Nazionale, come il vice presidente della Corte di Appello di Napoli, come il giornalista e scrittore Marco Esposito e tanti altri, ma questo giusto per aver avuto la possibilità di interloquire, interagire e quindi sviluppare alcune tematiche che mi erano state sottoposte da tanti e che non trovavano il luogo e la possibilità, visto prima l'emergenza Covid, quindi di non poterlo fare in sala, perché questo era un corso nato da realizzarlo in aula. Poi l'abbiamo realizzato dagli inizi di giugno fino ad oggi, insomma, in modalità online, e quindi ha avuto un grande successo, al punto che mi è stato chiesto di ripeterlo per l'anno prossimo, arricchendolo anche per fare in modo che ci sia la possibilità di una partecipazione e di una cittadinanza responsabile. Da Riardo è tutto, Alessandro Bonafiglia per casertasera.it.